da domani, quella metà del 2 di me. Tu mangi chi? Buonasera. Sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. La prima riunione di un comitato di soci fondatori che decise di creare questa associazione. Io però voglio partire dalla fine, se mi consentite. Voglio partire dall'ultimo premio, dall'ultimo riconoscimento che la Proloco ha avuto proprio nei giorni scorsi. Come penso tutti sappiamo, il 22 luglio nell'Aula del Senato della Repubblica la Proloco, anzi la sagra del fagiolo IGP di Sarconi e di concerto, di riflesso, la Proloco è stata premiata quale sagra di qualità assieme a sole altre tre sagre in Basilicata, Melfi, Montescaglioso, Miglionico e Barile, è stata premiata come sagra di qualità dall'Umbli d'Italia, l'Unione delle Proloco Italiane. Praticamente un riconoscimento prestigiosissimo, leggo, che premia i meriti delle realtà che più si impegnano a promuovere le eccellenze del territorio. La Proloco Sarconi 2 è stata definita uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità. Ci racconterà qualche aneddoto per fare l'atto costitutivo della Proloco Sarconi, che in 30 anni ne ha fatta di strada. All'inizio io mi sono detto i verbali, all'inizio i soci erano moltissimi, come sempre accade in tutte le realtà, a partire si è in molti e poi qualcuno lo si perde per strada. Però anno dopo anno, presidente dopo presidente, direttivo dopo direttivo, la Proloco si muove. Per rispetto della platea. Dunque, Gerardo si è soffermato dicendo che adesso sono giovani, hanno 30 anni, però all'epoca c'era gente che teneva molto di meno di 30 anni quando siamo partiti, eccetto il sottoscritto che era già maturo all'epoca, quindi c'erano dei giovani che avevano 21-22 anni, quindi quando c'è volontà di fare non esistono limiti di età e pertanto il momento, ringrazio il presidente Camillo Fortunato per aver voluto questa serata e in più devo dire che tutto è partito da molto tempo prima del famoso trentennale, cioè 7-8 anni prima siamo partiti con la serata d'estate dove c'erano altri personaggi di Sarconi sempre che contribuivano a fare le feste senza nessun titolo, senza nessuna cosa, con l'entusiasmo di sempre. A un certo punto si è reso necessario che bisognava fare qualche cosa di importante, creare la Proloco, che fu ostacolata pure, devo dire, da alcuni personaggi, ma noi siamo andati avanti perché il gruppo era forte, nutrito e anche orgogliosi di procedere avanti. Qui era una banda che di scalmanati all'inizio, perché la notte ci litigavamo e il giorno andavamo a fare le feste, tutte persone come Massimo Cielo, Pasqualinava e chi ne parlava. Quindi era una zella tutta io. Devo ricordare, e questo è un segno, che nella foto c'è una persona a cui eravamo tanti legati. Si tratta di Mimmo Gallipoli e pertanto vorrei che ci fosse un applauso.
è veramente che ha perduto molto il paese nella persona di Nino. Era disponibile. Siamo andati a Taranto, quella banda di Scalmanati, c'era pure un piccolo lì, era più calmo, di lui. Dopo Marco Baracca, arriva da là, il notario per la canna, allora dice, mo, dammi le buone notte. Quando siamo, dopo ci porta alla sua villa, dopo, verso le 9:30, il marito. No, voi non vi muovete di qua. Piglia il telefono, chiama a casa e dita, non c'è il telefonino, non c'è il WhatsApp, noi non sappavamo cosa. Quindi come costretti ad andare adesso. Ma dice, voglio per aprire stasera forse, non paga mai. Nemmeno per casa. Allora, ci rassegniamo, partiamo alle 4:30. Perché era troppo estenuante, nottata stata, la mattina che non c'è fatica. Alla fine che successe? Che gli altri che ci hanno succeduto hanno contribuito con il loro saper fare e quindi la cosa è andata male. Ecco che i primi, caro Gerardo, arrivano proprio perché ce ne intendi che siamo un paese di nulla pedale e la popolazione di tutta l'Italia conosce Sarkozy. Questo poi è stato il processo che ha innescato anche l'ICP dei fagioli. E tra l'altro sono contenta che ci siamo tutti, purtroppo senza qualcuno. E per me è stato un grande onore e piacere, tanti anni fa, 30 anni fa, redigere un atto che desse un input al mio paese, dove sono nata, dove sono cresciuta, dove tutti siamo più o meno o gumbar o parenti o amici, insomma non ci sono, ci sono vincoli sempre strettissimi. E io credo proprio che è nato in maniera entusiastica e goliardica, perché goliardica, perché poi magari abbiamo festeggiato in maniera così più estemporanea, mangiando e godendoci dei piaceri della vita, ma soprattutto abbiamo fatto una bella cosa, perché ci credevamo, io ci credevo, e con il mio lavoro, con credo la mia professionalità, con anch'io il mio entusiasmo, credo di aver contribuito a che la cosa andasse bene, ha portato bene a tutti, credo proprio di sì, e grazie di avermi invitato. Grazie anche ad Angela, che è stata determinante nella partenza di questa associazione, che in 30 anni ha dato lustro a se stessa e al paese. Adesso far parlare tutti i presidenti e i sindaci sarebbe troppo lungo, per così, super partes, diamo la parola al sindaco attuale. Buonasera a tutti, io credo che stasera Sarkozy viva una serata molto bella, forse ancora più bella della stessa sagra, perché quello che dicevano prima, facevano trasparire dalle loro parole quelli che mi hanno preceduto, probabilmente sono i valori più importanti di questo paese. Si parlava di riconoscenza, si è parlato di memoria, anche di memoria rispetto a chi non c'è più. Si è parlato di spirito di comunità. Io dico che la sagra è l'evento che ci fa conoscere non solo in regione, ma anche fuori regione, con le ultime manifestazioni televisive anche a livello nazionale. Ma io credo che chi venga alla sagra apprezzi soprattutto una cosa, lo spirito di comunità, lo spirito di servizio che in quei giorni tutti i sarconesi e anche chi non risiede a Sarkozy ma viene a trascorrere le sue vacanze a Sarkozy mette a disposizione per far sì che quell'evento diventi un qualcosa di eccezionale, qualcosa di bello, qualcosa anche di invidiabile da parte di altre comunità che hanno risorse economiche e di altra natura che noi non possediamo e che comunque però non gli consentono di fare quello che facciamo noi.
Allora, questo voglio dire, probabilmente è nel DNA dei sarconesi, ma è anche nel DNA di chi ha iniziato questa esperienza. Io anche in occasione della premiazione da parte dell'AMBRI in Senato, che non è l'unico momento, io ricordo quando è stato Giovanni presidente che ricevemmo il premio Mediterraneo e fummo premiati noi come Sagra e fu premiato, se non ricordo male, De Crescenzo, di cui diciamo ultimamente si è sentito purtroppo parlare perché è venuto a mancare. Siamo stati premiati dalla Sapienza Mundi, dalla Università della Sapienza di Roma, per il premio Medusa, era credo presidente Antonella in quell'anno. Insomma, voglio dire, ci sono stati tanti passaggi che hanno determinato una Sarconi, e del maggiore GP di Sarconi si sentirà parlare ancora per molto. Grazie Prologo, grazie agli amministratori, grazie Sarconi. E chi ha origine per intendere in venga. Allora vi ringraziamo per aver ascoltato queste nostre brevi considerazioni, dovute però, perché è giusto che i riconoscimenti vengano dati, e adesso saranno dati dei riconoscimenti materiali ai presidenti, sei presidenti dal 1989 ad oggi, non molti. Siamo un'associazione conservatrice, non dei magia presidenti. Adesso alla mia destra ci sono i sindaci, tranne Zambrino, che premieranno con una targa ricordo i presidenti dell'associazione. Però prima premiamo giustamente la dottoressa Angela Latorraca, da dove è partito il tutto. Perché non è facile trovare, cioè una che ama il proprio paese, dice vabbè venite, non vi faccio pagare l'atto, mi girate tutti i bar Taranto, non vi ha fatto pagare niente, vi ha tenuto a cena, non ha insistito, se no vi fermavate pure a colazione. Non è facile, sono battute, scherzo. Allora, premia il primo presidente Salvatore Zambrino, premia la dottoressa Latorraca. Io mi sposto, eccola qua, leggo che c'è scritto. Allora, 1989-2019, in occasione del 30° anno di attività dell'associazione, la Prologo Sarconi ringrazia la notaia dottoressa Angela Latorraca per aver partecipato attivamente alla costituzione dell'associazione. Sarconi 88-2019. Grazie ad Angela per aver dato un concreto impulso alla partenza di questa associazione. Adesso premiamo il primo presidente, lo premia il sindaco di allora, Pinuccio Bartolomeo. La frase è la stessa, ma no, allora ve la leggo. In occasione del 30° anno di attività dell'associazione, la Prologo Sarconi ringrazia il signor Salvatore Zambrino per l'impegno profuso in qualità di presidente. Il primo presidente è stato quello che proprio la colonna su cui è sorta l'associazione, praticamente l'esperienza di nascita. Pinuccio vuol dire qualcosa? Solo una cosa, volevo ricordare in questa occasione il papà della notaia. Ricordo la gioia che teneva nei suoi occhi quella sera quando aveva intorno a sé 10 sarconesi. Per il presidente. Grazie. Allora, secondo presidente Massimo Gelloro, lo premia Michele Santarsieri.
Allora, in occasione del 30° anno di attività dell'associazione, Apro Loco ringrazia il signor Massimo Celoro per l'impegno profuso in qualità di presidente. Grazie, grazie presidente, grazie a tutti. Io volevo solamente soltanto già aggiungere una piccola cosa. Vorrei ricordare alcune persone che sono state parte integrante della Apro Loco e sono Angioletto Tempone, Donato Padula e Enzo De Angelis e Rino Zefferino, che purtroppo non potevano essere presenti in quel momento perché chi era fuori eccetera eccetera, ma erano il parte integrante di quel gruppo che era Serate d'Estate. A loro va sicuramente il nostro ringraziamento. Grazie, grazie. Massimo, adesso il presidente più longevo della Apro Loco, l'architetto Giovanni Tempone, che è stato 14 anni. È stato 14 anni. Praticamente, vieni qua Giovanni, lui ha dato l'impulso tecnico, la creatività, la sua professione, la trasfusa nell'associazione. A premiarlo Massimo, in qualità di sindaco allora, la frase è la stessa, la Apro Loco ringrazia l'architetto Giovanni Tempone per l'impegno profuso in qualità di presidente. Buonasera a tutti, è un onore stare qui insieme a tanti sindaci, tanti presidenti di Apro Loco. La Apro Loco compie 30 anni, io sono stato 14 anni presidente, sono tesserato da 23 anni. Naturalmente la mia elezione è stata nel 96, in quell'anno mi furono dati due grossi dossier. Mi fu dato l'IGP, all'epoca l'amministrazione Sant'Arsiere, riuscì ad avere l'IGP, l'indicazione geografica protetta, e all'Apro Loco fu dato questo compito di portare avanti questo marchio. E noi quell'anno facemmo una delle più belle sagre. Ma l'Apro Loco non è stato soltanto sagra, l'Apro Loco è stata anche presente per quanto riguarda la valorizzazione del territorio. Ricordo che col direttivo del 1996 prendemmo a cuore l'acquedotto Cavour, che tutti ricordate, che versava in uno stato di degrado, e in quell'anno, insieme a tutto il direttivo, denunciammo al Ministero dell'Ambiente e alla sovrintendenza della Regione Basilicata affinché questo bene così importante per il Comune di Sarcone venisse recuperato. In quello stesso anno il sovrintendente Maurano vincolò l'acquedotto Cavour ai sensi della 1089 del 39 e investì 2 miliardi di lire per il recupero dell'acquedotto. Grazie appunto alla denuncia che il direttivo della Apro Loco nel 1996 fece. Quindi se l'acquedotto Cavour è ancora in piedi, è ancora con quel lustro, è grazie appunto alla Apro Loco. Quindi la Apro Loco non è solo sagra, ma anche cultura. In tutti quegli anni abbiamo partecipato a Telethon, lo ricordate tutti, alla ricerca per le malattie. E in quell'anno, fu l'anno 1998, riuscimmo a recuperare circa 1.300.000 lire da donare a Telethon. Fu un successo. Poi che dire, abbiamo fatto insieme a un'altra persona che non c'è più, che è da ricordare, che è Dino Scote. Facemmo una manifestazione molto importante, facemmo il raduro degli zampognari, ricordate, il paese era tutto con quei fumenti, pieno di zampognari, e Dino fu uno dei promotori di quell'evento. Ho visto tanti sindaci nella mia legislatura, e quindi ringrazio Sant'Arsiere, ringrazio Massimo Celoro, ringrazio Cesare Marte, e ringrazio tutti i direttivi che ho avuto in quegli anni. Quindi ho visto passare tanti presidenti del gioco. Poi glielo diamo, gli sarà consegnato dopo. Ma va bene. Lo
può ritirare il padre? Sì. Lo ritiro io, sono mio, niente, pronto. Me lo consegna il presidente attuale, Camillo, che ci ha scritto la stessa cosa, per l'impegno profuso in qualità di presidente. Non è per me, Gino, ma è per me. Antonella è stata l'unica donna presidente, ricordiamolo, che ha dato, come tutte le donne, ha dato un impulso di femminilità all'associazione, anche se l'ha guidata da lontano, sempre per motivi di lavoro, però ha lasciato un'impronta, gli ha dato un'impronta di femminilità all'associazione, l'ha guidata bene nei suoi 4 anni di presidenza. Dopo di lei siamo all'attuale. Vabbè, attuale come tempi, Egidio Lardo, da il riconoscimento Cesare, in occasione del 30° anno di attività dell'associazione, a Provoco Sarconi ringrazio il signor Egidio Emanuele Lardo, tiene tanti nomi quando in altezza, per l'impegno profuso in qualità di presidente. Ecco qua, io mi sposto per le foto. Meritatissimo. Grazie. Se posto giusto alcune cose, insomma, grazie innanzitutto per la magnifica, insomma, serata e per questo riconoscimento. Per noi, per me in primis è stato un orgoglio e un onore rappresentare l'associazione, anche se per soli 2 anni. Nell'associazione comunque ho lavorato anche per altri, insomma, forse 10-12 anni, da segretario, da tesoriere, da socio semplice. È stato in parte facile, perché tanto era stato costruito prima. Noi abbiamo avuto, come dire, abbiamo avuto vita facile perché era già tutto costruito, ma siamo stati bravi a mantenere alto il livello delle manifestazioni, ad aumentare il numero delle manifestazioni, delle attività durante gli anni della mia presidenza e quindi della guida del mio direttivo. Volevo soltanto ringraziare anche chi si è mosso in quegli anni dietro le quinte, che magari non è apparso tante volte in occasioni del genere, come Pasquale, come mio padre, come il mio braccio destro Gerardo Vitale e chiaramente Camillo e altri. Ricordo giusto un appunto, nei miei 2 anni di presidenza abbiamo sottoscritto insieme alle altre proloco del territorio, della Val d'Agri e del Sauro, un consorzio di proloco. Questo forse ad oggi non si vede ancora, non si vede ancora. Sono dei meno giovani. No. Va bene, allora, presidente in carica, l'ultimo, Camillo, che ha avuto l'onere e l'onore di organizzare questa bella serata. Ne pensavamo da tempo, addirittura con Giovanni parlavamo di scrivere un libro, ma non è semplice. Lo scriveremo, no, non è semplice. Non è semplice, almeno fotografico, però ci vuole impegno, tempo, insomma, no, vabbè. No, ma non solo io lo devo scrivere. Tutte... Lo facciamo scrivere a Pasqualino, la memoria storica. Ah, Pasqualino Albano. Ma senz'altro, però, pigliamo appuntamento per il 50°. Per il 50°, sì, pigliamo. Certamente. Allora, dicevo, il presidente attuale Camillo, che è succeduto a Egidio, un applauso a Camillo, perché Camillo pure si emoziona facilmente, però ci sta rappresentando bene in tutte queste occasioni, non solo a fianco delle tanto vituperate madrine. Di queste tanto vituperate madrine, pure io. Stromì, ero contro le madrine, dico solo questo, però a fare bene i conti, pure che sono in carne, che sono murtatella, il ritorno economico è superiore, vabbè, e chi ha orecchie per intendere, a Camillo lo premio Cesare, sindaco in carica, la scritta è sempre la stessa. Allora, va presto, spostate che non avevi fotografia.
prologo di Sarconi questa sera. Ringrazio il mio direttivo attuale. La serata continua adesso con un trio di musica dal vivo che si chiama Gianni Basilio in trio di Oppido Lucano. Ci sarà un piccolo rinfresco per tutti e voglio ricordare gli appuntamenti già da domani sera, che ci sarà alle ore 19 nella piazzetta Santa Lucia, ci sarà una presentazione di libro, poi abbiamo il 13 la 12esima bici passeggiata, il 15 agosto la serata danzante e poi infine abbiamo il 18 e 19 come di consueto la sagra del fagiolo. Voglio fare un appello per la sagra del fagiolo, perché se ne sentono di tutti i colori, diciamo, qui la sagra del fagiolo non è solo madrina o non è solo padrino, la sagra del fagiolo sono due giorni di cultura, gastronomia, spettacolo e folklore. Continuo a ribadire queste cose da un anno e mezzo che sono il presidente e vi ringrazio tutti per la partecipazione, ci vediamo al 50° anniversario per sottoscrivere i 50 anni della provoca di Sarconi. Buona serata a tutti e grazie della partecipazione. Stipulate l'altra volta. Mamma. Sono preso il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna molto piccola, dormivamo senza paura. Un generale di 20 anni, occhi turchi e giacca uguale. Un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Il fondo del sangue, i nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte, e quella musica distante diventa sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Se non ho mai solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano quando le sangue. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte.